Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo di storie strane e un po' misteriose. In particolar modo parleremo della storia strana e della diceria misteriosa che SARS-CoV-2 con il Covid-19 sia stata un'arma batteriologica cinese. Allora, la risposta è no, SARS-CoV-2 molto probabilmente non è un'arma batteriologica cinese. Scorrete i links che trovate in descrizione di questo file. Sono praticamente lo stato del New Jersey, Reuters, Washington Post e il The Guardian che spiegano come mai molto probabilmente SARS-CoV-2 non è un'arma batteriologica. Detto questo, fate mente locale. Quali giornali italiani, quali canali TV italiani vi hanno inoculato, più o meno massicciamente, l'idea che il virus di Wuhan fosse un'arma batteriologica spacciata dalla Cina contro l'Occidente? Sì, canali TV e giornali che hanno spacciato questa storia strana, sì, sono proprio esattamente quelli che anche voi avete ricordato come me. Ma da dove è partita l'idea che i cinesi avessero creato il virus? Il primo a metterla in giro fu, a mia memoria, Trump, il quale non presidiò i confini degli Stati Uniti e fece entrare in USA il SARS-CoV-2, proprio come il governo Conte II, che perse volutamente traccia delle persone rientrate da tratte intermedie e non mise le quarantene perché chi le proponeva era un razzista. Ma poi Trump investì massicciamente in proprietà di vaccini, mentre il governo Conte II non portò mai nessuna licenza di vaccino in Italia. Ve lo ricordate? L'importante è che ve lo ricordiate, perché la memoria storica è una cosa importante, altrimenti si passa al riduzionismo e Cristo in croce morì di sonno. Ecco, se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Questo podcast vi dimostrerò in modo ulteriore che i links che trovate in descrizione di questo file e che quindi i vostri ricordi riguardo alla balla del SARS-CoV-2 come arma batteriologica sono praticamente una serie di cacca che vi hanno inoculato nella testa. Perché si spaccia merda? Per creare una diversione. A cosa serve una diversione? A sviare l'attenzione da altri fatti, che sono l'azione principale. Qual era l'azione principale? Ecco, se avete una mente militare, oppure se vi si è sviluppata una mente militare, ne avete già capito al volo. Per tutti gli altri facciamo un gioco in questo podcast. Supponiamo per assurdo che il SARS-CoV-2 sia stato ingegnerizzato geneticamente in Cina. Chi sarebbe stato il mandante di tale attacco biologico? Sicuramente non la Cina. È esploso SARS-CoV-2 nella megalopoli di Wuhan da 11 milioni di persone e i cinesi hanno faticato veramente tanto a tenere sotto controllo il virus, che era uscito da Wuhan andando anche in altre megalopoli cinesi. Effettivamente, sarebbe stato più utile che il virus ingegnerizzato geneticamente si fosse propagato in campagna coinvolgendo un cluster di villaggi, molto più facili da contenere, bloccare e mettere in quarantena stretta, e che per disgrazia da questi villaggi fossero scappati verso il resto del mondo, ad esempio dei commessi viaggiatori, untori inconsapevoli. Viceversa, si può dire che far crepare 330.000 morti, il 3% di 11 milioni persone nella megalopoli di Wuhan, sarebbe stato un prezzo basso da pagare per mettersi al riparo da eventuali sospetti mondiali. Anzi, si potrebbe perfino eccepire che, poiché la speranza di vita dei cinesi è inferiore a quella degli occidentali, la quota di anziani e malati che il Covid-19 si sarebbe portato via sarebbe stato inferiore ai 330.000 morti, cioè al 3%,
degli 11 milioni. Perché la piramide cinese, la piramide demografica cinese, è molto più bassa ed accuminata delle curve a mitra demografiche dei paesi del primo mondo, dove ci sono quote più elevate di malati ed anziani e vecchi, che riescono appunto nel primo mondo a sopravvivere più a lungo. Il punto è che questo discorso sarebbe mendace: SARS-CoV-2 è appunto forte con i vecchi ed è debole con i giovani. Se la Cina avesse voluto attaccare il resto del mondo bloccandone la crescita mondiale, la crescita economica mondiale, ecco, sicuramente la Cina non avrebbe sfornato un virus che ammazza i vecchi e i malati ed abbassa la speranza di vita, riducendo il costo del welfare state nei paesi del primo mondo. Ma bensì i cinesi avrebbero sviluppato un virus come l'H1N1 della spagnola, che era particolarmente virulento con i giovani. I giovani e le persone mature sono quelli che sono impiegati nella forza lavoro, hanno alta propensione all'acquisto. Eliminando però il 50% della popolazione abile al lavoro, le economie del mondo, dei paesi sviluppati, sarebbero collassate per un calo dei consumi ed incapacità a produrre valore nel presente e nel futuro più immediato. Ecco, sbirciate, se non ci credete, nel link di Wikipedia che trovate in descrizione riguardo alla letalità della influenza spagnola. Adesso chiediamoci: il fantomatico laboratorio cinese da cui sarebbe uscito il virus avrebbe potuto lavorare per conto terzi? I cinesi avrebbero permesso una cosa simile? Probabilmente no, perché la Cina è una dittatura e avrebbe avuto il biasimo di tutto il mondo, oltre a non avere nemmeno l'interesse a farlo, dato che i cinesi hanno il cambio fisso con il dollaro e la loro economia è molto orientata all'export piuttosto che alla soddisfazione della domanda interna. I cinesi sarebbero stati politicamente contrari al fatto che proprio i laboratori avrebbero potuto lavorare per conto terzi? Molto probabilmente sì, perché la Cina è una dittatura. Sarebbe stato veramente possibile per il laboratorio batteriologico di Wuhan lavorare per conto terzi tenendolo segreto ai cinesi? Boh! E se fosse stato possibile, chi avrebbero potuto essere i mandanti di SARS-CoV-2? Ecco, a voler cercare la Spectre, a guardare i danni fatti dal Covid, la Spectre sarebbe la finanza. Covid ammazza i vecchi e malati, abbatte in prospettiva i costi del welfare state nei paesi del primo mondo, dove la speranza di vita è più lunga e le piramidi demografiche sono scomparse per diventare delle mitre. Inoltre il Covid elimina consumatori anziani e malati con bassa propensione all'acquisto ed abbatte gli elettori anziani di destra e sinistra in ugual misura, a differenza di Ius Soli, tanto perorato dalla sinistra. Ius Soli garantisce nuova base elettorale alla sinistra, con nuovi elettori che andrebbero a votarla. Ius Soli con immigrati clandestini che non consumerebbero welfare state per ragioni anagrafiche. E gli immigrati clandestini mutati da Ius Soli avrebbero anche un'elevata propensione al consumo, infischiandosene però dei saldi commerciali di un paese. Questo creerebbe stupide attese sui miopi modelli econometrici con PIL di crescita futuri più elevati, ritornando ad esserci appunto piramidi demografiche molto più sottili grazie all'azione del Covid. La finanza è la Spectre? Ci sono finanziari Spectre che aiutano la sinistra? Ci sono finanziari Spectre che finanziano Hong per deportare immigrati clandestini in Italia? Ci sono finanziari Spectre che in passato hanno già attaccato l'Italia a causa del suo altissimo debito pubblico da tempo insostenibile? Ci sono finanziari Spectre che sarebbero interessati economicamente ad un default dell'Italia? Ci sono finanziari Spectre che preferiscono dollari ad euro e sarebbero interessati ad un calo dell'euro sui mercati causato dal default dell'Italia? Ci sono finanziari Spectre che, facendo lavorare in conto terzi il laboratorio di Wuhan, avrebbero avuto l'idea di scaricare tutta la colpa sulla Cina per restare nell'ombra? James Bond direbbe follow the money.
Il noto finanziere Spectre, fortemente indiziato, di cui non vi dico il nome, ha mai pagato il laboratorio di Wuhan? Boh! Io penso di no, perché le autorità cinesi se ne sarebbero accorte, dato che i cinesi non sono stupidi. I cinesi tracciano i finanziamenti e avrebbero da tempo già fucilato per tentata epidemia tutti quelli del laboratorio di Wuhan, risparmiando al mondo, ad oggi, 5 milioni di morti di Covid. È vero però che in YouTube lo dimostrano tantissimi video, i cinesi purtroppo, ecco, se mangiano gli serpi, gli sorci arrosto e pure i pipistrelli nella zuppa. Ed è anche vero che nei mercati cinesi si vendono ogni tipo di zozzeria naturale nel solco della tradizione della medicina cinese. Il salto da pipistrello malato o portatore sano del virus finito mal cotto nella zuppa cinese, o diciamo ben cotto ma carne infetta, e che abbia diciamo occasionato un cluster di cinesi, ecco, è una cosa che obiettivamente appare plausibile. Un SARS-CoV-2 che abbia fatto il salto di specie appare una spiegazione semplice e plausibile, e direi a mio avviso anche probabile. Ora, se sembra un'anatra, se nuota come un'anatra, se starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra. Sì, i giornali e le televisioni che hanno spinto per mesi, che forse spingeranno ancora su questo tema, sul SARS-CoV-2 che era, o che sarebbe stato, un'arma biobatteriologica cinese, ecco, vi hanno spacciato merda. Perché si spaccia merda? Per creare una diversione. A cosa serve una diversione? A coprire altri fatti, sin troppo evidenti. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!